maestra di Varocchi era stata una maestra sicuramente di altissimo livello, di valori veramente molto, molto importanti, molto belli, valori proprio sani, di principio sani. Molto attaccata alla comunità di Tolfa, nonostante l'età partecipava a tutti gli eventi che il comune proponeva o le associazioni proponevano, quindi veramente anche un impegno sociale di partecipazione molto molto attivo. Tra l'altro, nonostante l'età, era una donna veramente viva, che aveva voglia di essere presente, che lo ripeto, in ogni situazione puntualmente c'era, e puntualmente era una donna che voleva dire la sua e che in qualche modo tutti noi guardavamo proprio come punto di riferimento, perché era veramente molto attenta a tutto quello che accadeva nel paese. Quindi una donna di grande sensibilità, di grandi valori, che era stata, lo ripeto, un'insegnante veramente di qualità, di grande intelletto, di grande cultura, perché comunque seguiva proprio tutti gli aspetti culturali più importanti del paese. E poi una persona che dialogava con le persone dell'età sua, ma dialogava anche con i più giovani, dialogava con le istituzioni, veramente una signora a cui non solo io ho nutrito veramente tanta ammirazione, ma che ha rappresentato per me e per la comunità di Tolfa veramente un punto di riferimento straordinario. E ovviamente voglio partecipare il cordoglio di tutta la comunità di Tolfa alla famiglia, che ovviamente ha subito questo atto veramente drammatico, che è incomprensibile per una comunità come quella di Tolfa, che vive veramente all'insegna della libertà, dell'apertura, della serenità, della tranquillità, e quindi è veramente una cosa che non può esistere in un paese come Tolfa. Quindi da parte mia ovviamente il massimo sentimento di partecipazione, che ovviamente è la partecipazione di tutti i cittadini di Tolfa a questo dolore tremendo e a questo atto che è indefinibile, che provoca solamente un'amarezza così profonda, un taglio così profondo che distrugge tutti noi.